Buonasera, mi presento, sono Francesco Roviaro della ISA Milano. Oggi vi faremo vedere quello che noi definiamo disarmo strappo. Faremo la modalità scolastica, una modalità in movimento e una prova di applicazione più reale. Disarmo strappo da angolo 1, scolastico. Bastone e mano sempre. 1, 2, 3, passo, 4, attacco, 5, 1, 2, attacco, 3, scolastico, 4, da angolo 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, scolastico, 1, da angolo 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, adesso 3, faremo vedere il dettaglio del disarmo a strappo. Prego, dammi la mano. Il disarmo a strappo avviene 5, tramite una leva 1, al polso. Per far avvenire migliormente il disarmo a strappo si tende ad afferrare la zona del pollice, ovviamente se si riesce, per poter, oltre a creare una leva, aumentare la faccetta dell'apertura. Spesso il disarmo a strappo non viene neanche fatto con la presa dell'arma, ma semplicemente tramite la leva. Facciamo vedere dall'angolo 1, 1, 2. Questo è un disarmo, chiaramente viene fatto sulla parte bassa della lama, perché sennò dovrebbe essere fatto come colpo sul polso. Adesso faremo vedere invece il disarmo strappo applicato su una serie di movimenti tale UBAD dall'angolo 1, per capire il momento giusto entro cui inserire il disarmo. 2, 3, 4, questa è l'UBAD, 1, pulisco, passo, 1, attacco, 2, Vai, devi spingere con la mano sinistra lì, se no non è lo spazio. Spingi, ok, 3, 4, spinge, anche qua, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso andremo a fare il disarmo su un movimento più libero, quindi l'attacco può passare da 1 a 5 a 2. No. Adesso faremo vedere situazioni di aggressione al massimo della potenza. Sia dal basso verso l'alto e dall'alto verso l'alto. Bene, e con questo filmato abbiamo voluto farvi vedere il disarmo a strappo. Come vedete è un disarmo possibile, bisogna studiarlo prima in maniera scolastica, poi avere la capacità di inserirlo nei movimenti, per poi provare a vedere quando si inserisce contro un'aggressione forte e decisa. Ovviamente non sempre si disarma, ma se gli avversari sono più di uno e armati, vi conviene prendere l'arma del vostro primo avversario. Con questo grazie da ISA Milano, arrivederci.